Amici sportivi, amanti del calcio, buonasera e benvenuti allo stadio Borelli di Correggio, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie D, tra pochi istanti Correggese e Ravenna. I due capitani Marco Roma e Alex Ambrosini si scambiano i gagliardetti di rito. Tutto pronto secondo il direttore di gara, l'arbitro Stefano Foresti di Bergamo. Inizia in questo momento Correggese-Ravenna. Il tentativo di errato passaggio può partire in velocità. Cristian Damiano, il tentativo, la parata da parte di Federico Botti. Intanto il tentativo, c'è il gol da parte della Correggese di Riccardo Manuzzi. Un gol notevole, quello segnato dal numero 4 della Correggese. Attenzione, ancora in avanti, riparte in velocità la Correggese con Damiano, attaccato da un avversario, ancora va a pochi passi, la conclusione che però non trova lo specchio della porta. Calcio d'angolo da parte del Ravenna, il colpo di testa, c'è il gol segnato da Simone Saporetti. Pareggia i conti il Ravenna, battuto il calcio d'angolo da parte della Correggese. Finisce qui il primo tempo dallo stadio Borelli di Correggio. Tutto pronto per il secondo tempo qui dallo stadio Borelli di Correggio. Facendo male intanto il calcio di punizione, il tentativo da parte di Torre, il colpo di testa di Ba, la sfera che termina di un soffio alato. In fase difensiva la squadra biancorossa sta sicuramente facendo molto bene. Il lancio lungo per Cristian Damiano. Ancora Damiano che punta Antonini, Damiano ancora, il tentativo di passaggio in mezzo, il gol da parte della Correggese, un gol bellissimo, quello della formazione biancorossa, 7 minuti e 8 secondi, Correggese 2, Ravenna 1. Ancora Macri, il tentativo, Silla, la sfera termina a lato, clamorosa occasione per il Ravenna. Battuta corta per lui, per Ambrosini, Ambrosini la mette in mezzo, il colpo di testa da parte di Naghi, sfera alta sopra la traversa, apre per Saporetti, Saporetti ostacolato da Tosi, si porta sul fondo, cross in mezzo, Mora esce, attenzione ancora, la sfera che termina a lato. Ancora il Ravenna che si improva, attenzione, il tentativo da parte di Mascanzoni che prova il pallonetto, Mora si distende, triplice fischio, finisce qui la partita, esulta il pubblico del Borelli per la prima vittoria della Correggese, i biancorossi si impongono 2-1 contro il Ravenna nella quinta giornata del girone D di Serie D.